Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Oggi siamo qui con un nuovo video top 5, dove andremo a vedere le 5 skin più rare di Brawl. Ovviamente vi spiegheremo anche il perché di questa rarità. Ma ragazzi, non perdiamoci chiacchiere e passiamo subito alla schermata di game, dove c'è qua Niccone che mi permette di fare questa intro con queste skin stile re, che in realtà non c'entrano assolutamente niente con la rarità, però mi piaceva come inizio. Ciao Niccone, come stai? Sono il re. Sei il re di cosa? Sei il re di cosa? Con l'aiuto del mio compare andremo a fare delle due showdown, dove appunto parleremo e cercheremo di mostrarvi queste skin. L'unica cosa che vi chiedo prima di cominciare, ovviamente, se non siete ancora iscritti ragazzi, iscrivetevi al canale. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, che è importantissima ragazzi, per rimanere aggiornati su nuovi video. E ovviamente il pollice in su. Sono tutte cose che non vi costano niente, ma permettono al sottoscritto di portare avanti il canale e i video. E la baracca. E la baracca, sì, e i burattini. Quindi, Niccone, riponiamo le skin e iniziamo subito con la posizione numero 5. Sono orgoglioso di avere quasi tutte le skin di questa classifica, tranne quelle della quinta posizione. Nello shop infatti possiamo vedere quelle che sono le mie skin mancanti, rispettivamente una con le gemme, Corvo Fenice, che semplicemente aspetto che vada in offerta per shopparla, e coi punti stellari invece rispettivamente Corvo Mecha Notturno e Bo Mecha Bianco. Esistono però due varianti di queste ultime due skin dorate, sicuramente le avrete già viste, ma ve le faccio apparire comunque qua a schermo. E queste qui dovete sapere che sono al quinto posto della nostra classifica, perché sono rarissime, anzi sono quasi introvabili al momento in game, però si possono prendere con 50.000 punti stellari direttamente dallo shop, quindi diciamo che la loro acquisizione è relativamente semplice. Cioè la rarità di una skin ragazzi è diciamo ponderata, si può dire il notaio ponderata, io direi di sì. Sì, ponderata. Okay. Quindi appunto ponderata anche in base alla difficoltà nell'ottenere queste skin. Ok che il loro costo è esageratissimo, però di fatto sono spesso disponibili all'interno dello shop, quindi è il loro costo che le rende rare, perché poca gente se le può permettere, ma alla fine della fiera sono sempre disponibili. Nonostante questo appunto sono le uniche skin, ripeto, che non abbiamo, e infatti siamo poveri e stiamo utilizzando le skin base. Nick è già morto, fantastico, dicono che mi butti la fiducia addosso, incredibile. Vediamo di giocarci decentemente questa partita, per favore, che non vorrei dropparmi. Boh, fermati, guarda quanta gente infame che ci sta. Eccolo Poccio che se ne va, eccolo anche Boh che se ne va. Un team se n'è andato, il problema è solamente adesso questo duo qua. Bravo Nick, vai a farti un giro. Bravo Zizi, sparo un po' di colpetti, cerco di portare a casa la pelle se riesco. C'è una Shelly laggiù e c'è anche un Crow, vedo di pararti un attimino l'anima, ma non credo di riuscirci. Anzi, credo che la soluzione migliore sia, ecco questo qui mi jumpa in faccia, credo che la soluzione migliore sia andare a farmi un giretto. Sono morto all'incirca, sì, sono morto. Ci siamo salvati per il rotto della cuffia, passiamo alla posizione numero 4. In questa posizione abbiamo deciso di inserire Colt Guardia Imperiale. È al momento l'unica skin nel suo genere e secondo noi comincia a essere appunto un qualcosa di un attimino più raro. Ma di che genere stiamo parlando? Sono skin evento che vengono riproposte nello shop. Infatti Colt è l'unica skin evento slash skin esclusiva che è stata riproposta nello shop, shoppabile con delle gemme. Ma esattamente perché questa posizione per questa skin? Perché ragazzi, le skin evento hanno la particolarità di essere appunto delle skin esclusive per degli eventi che vengono creati a Brawl Stars, ma il fatto che vengano reintrodotte all'interno dello shop li fa perdere di valore. Infatti molti player hanno criticato questa scelta da parte di Brawl Stars di reinserire Colt nello shop, però logicamente i player che non l'avevano ottenuto non si sono lamentati più di tanto. Mamma mia ragazzi, ho rischiato veramente le piume, tra l'altro stavo scappando da Nick che è con me, ok.
E quindi insomma questa skin è stata riacquistata da un sacco di player, ma effettivamente il suo acquisto si poteva fare una volta sola, ovvero per l'evento del Capodanno cinese. Resta comunque il mistero che appunto Brawl Stars possa o meno riproporre altre skin evento nello shop. L'unica cosa che si sa per certo è che se l'hanno fatto con Colt, potenzialmente hanno la possibilità di farlo con tutte. Ok, qua nel frattempo ci facciamo questa ultima Jessie e Nick, ci portiamo a casa pure il primo posto. Meglio di così. Mamma mia. Sai perché abbiamo vinto? Perché siamo di spessore. Non solo quello, ma anche perché ho trovato, ragazzi, off camera, piccolo aneddoto, prima di questo video, la star power di Colt, Nicone, la star power di Colt, quella tanto criticata, quella che gli dà 10% in più di movimento, però intanto ce l'ho. Ed è una figata alla fine. No, devo dire che la velocità di movimento è nettamente diversa, è un altro brawler così, quindi ci sta. E ragazzi, l'ho trovata a casissimo qua nello shop, in questa cassetta gratuita che apro così quotidianamente. Il tuo pane quotidiano. Te le belinate siete proprio così comunque, vabbè, vabbè. Sai cosa potremmo fare, Niccone? Sai cosa potremmo fare? Passare alla posizione numero 3. Medaglia di bronzo quindi per Kung Fu Brock e Daryl Raviolone. Queste sono di fatto skin evento che hanno mantenuto almeno al momento attuale più rarità rispetto al loro compagno Colt, sebbene siano tutte e tre dello stesso evento, ovvero il Capodanno cinese, per il semplice fatto che queste due non sono mai state riproposte nello shop. Quindi di fatto le possono avere solamente quei player fedelissimi. Nick, player fedelissimi, sto parlando di noi. Sono fedelissimo. Siamo fedelissimi. Che le hanno acquistate subito, senza battere ciglio, appena le hanno viste, si sono innamorati. E insomma, ragazzi, eccole qui. A distanza di molto tempo io continuo a non capire esattamente come funzioni la gravità all'interno delle pistole di Daryl, perché come potete vedere la salsa di soia ha una... Non si... Com'è possibile? Non è possibile. Tra l'altro Daryl Raviolone secondo me è anche più raro di Brock, perché di fatto è l'unica skin per quel personaggio. Invece Brock c'ha 40.000 skin. Daryl di fatto, se non fosse per questa skin qua, aiuto, non ne avrebbe mezza. Nick, siamo morti praticamente. Quella lì ci ha pinzato proprio di brutto. Bravo Nick, salvami la vidas. C'è un Rico lì che vuole fregarmi, ma non sa chi sono io. Ok, mi sono caricato la ulti. Avrei un push pronto a fare volendo, se decidiamo di pushare uno mi facci sapere. Io vado a farmi un giro da un'altra parte, te fai un po' come preferisci, ok? Mi sa che io muoio. No, non dire così, dai, tu provaci. Io vado un po' più al riparo. No, ecco, no, bello Nicone, che bello Nicone che se ne va. Piper. Tra l'altro, ragazzi, le utilizziamo queste skin anche per farvi vedere un pochettino come sono le animazioni e quant'altro, perché tipo, guardate, questo qua spara effettivamente la salsa di soia. E anche se non sbaglio, il razzetto di Kung Fu Brock è un fuoco d'artificio. Questo ovviamente le rende automaticamente molto più forti di una skin normale. Zizi, io ho pushato completamente da solo. Boh, proprio non ci provo neanche, ragazzi. Nicole, dai, 18 power up, Nick. Cosa ti prende? Nicole, 18 power up, che sarà mai? Mamma mia, Nicone, sei sempre il solito. Guarda, c'è da dire che perlomeno non stiamo droppando come delle bestie, perché in genere quando facciamo sti video magari c'è la classifica, quindi bisogna utilizzare i brawler che mettiamo in classifica per forza. In genere partono di quei drop che non finiscono più, quindi va bene. Passiamo pure alla seconda posizione. Medaglia d'argento per un trio di skin evento, ma ancora più vecchi di quelli di prima, e soprattutto di cui nessuna delle tre è stata almeno per ora ripiazzata nello shop. Sto parlando rispettivamente di Elfa Penny, Nita Rudolph e Babbo di Natale. Oh mio Dio. Inutile dire che ovviamente le ho prese tutte e tre subito queste skin, ma che cos'hanno effettivamente di più raro rispetto alle altre? Banalmente sono uscite ancora prima. Sono state forse effettivamente le prime skin evento rilasciate da Brawl Stars. E poi Nick, correggimi se sbaglio, un problema che c'è stato per molti player a quei tempi
è che tu la skin la potevi sbloccare nello shop solo se avevi il brawler anche. Esatto, quindi se tu non avevi, per dire, Penny, che comunque sia un brawler super raro se non erro, esatto, lo prendevi decisamente in tasca, perché appunto Penny non era proprio così comune da trovare. E poi soprattutto queste qua sono skin che comunque alla fine della fiera, sì, per carità, ogni tanto le incontri, però sono già diventate abbastanza rarucce come skin. Cioè subito o ce le avevano veramente tutti, quindi non ci facevi caso, ora come ora, vabbè, sarà che forse il periodo natalizio deve ancora arrivare, magari poi le risfoderanno. Chissà se Brawl Stars quest'anno farà qualcosa per l'evento di Natale, se magari le renderà di nuovo disponibile, il che le farebbe perdere di valore, quindi sarebbe un peccato, oppure magari ne creerà delle altre, e quello sarebbe secondo me il top. Qua ci sta uno Spike che secondo me ci potremmo tranquillamente portare a casa, e mi porta a casa lui invece, Zizi. Mi porta a casa lui proprio così, come se nulla fosse. Prendi pure scappa, prendi pure scappa, non insistere più di tanto perché ci lasci il piumaggio, Anche se sei un'arena ci lasci il piumaggio. Si respawna con 0 power up, quindi ovviamente con 0 power up cosa fai? Vai a pushare, perché quello si può fare. Ah, bello Crow, bellissimo. Ci piazza un mortaio, perché sì. E vedi che è proprio un po' infamello lo zio. Mi bucano, zio, mi hanno bucato. Vai pure via perché mi hanno bucato. Colpo spoiler, bravo, resta lì tranquillo un attimo. Bara, una seconda posizione a me comunque andrebbe bene, Neanche la gioia di tirarne giù uno. Comunque, Nick è normale, questo qua era al secondo posto della classifica, quindi è al secondo posto anche la partita. Ma adesso, fermi tutti, perché passiamo al primo posto della nostra classifica. Paradossalmente la skin che si porta a casa la medaglia d'oro è una skin che non si doveva neanche gemmare, era gratuita per tutti. Prima di mostrarvela voglio solamente farvi sapere che le skin che vi ho mostrato fino adesso, in alcuni casi, soprattutto la terza e la seconda posizione più che altro, hanno una sorta di badge. I badge fondamentalmente sono questi, tipo appunto questo qua è una skin stellare, quindi ha il badge stellare. Ebbene, nel caso della terza posizione ci stava questo badge, che indica che la skin è della mischia lunare, che era il nome di questo evento. La skin precedente aveva questo badge, ovvero skin delle feste. Ebbene ragazzi, la skin che arriva al primo posto ha il seguente badge. Questa stellina, ed è l'unica nel gioco ad avere questa stellina. Se le andiamo a cliccare, ci sta scritto skin pioniere di Brawl Stars per gli account creati prima del 2019. Ragazzi, voi calcolate che Brawl Stars è stato creato, è stato rilasciato ufficialmente, meglio, scusate, per gli ultimi mesi del 2018. Quindi c'era effettivamente un lasso di tempo molto ristretto per ottenere questa skin. E se subito ce l'avevano praticamente tutti, ragazzi, beh, dovete sapere che la sua rarità è veramente alle stelle. Che battuta bellissima. Sto parlando ovviamente di Shelly Stellare, o per gli amici, Stelly Scellare. Nicone, per favore, dopo questa andiamo a giocare. Tra l'altro forse è il primo brawler che si presta anche un attimino per le showdown, quindi vediamo, magari le sue ultime parole famose. In questa mappa. Non in questa mappa. Sì, che dice abbastanza da long. Ma vabbè, comunque è pur sempre Shelly, è pur sempre rotta. Ma Nick, tu obiettivamente ne trovi ancora di queste Shelly stellari? Perché so che ce ne sono ancora molte, so che tanta gente che ci segue ce l'ha. Però al tempo stesso so che comunque è diventata abbastanza rara e che può solamente continuare così. Diciamo che questa cosa, ragazzi, era stata sfruttata anche un po' come incentivo per far scaricare Brawl Stars a più gente possibile. Perché dicevano appunto, c'è questa esclusiva se fai questa cosa praticamente all'inizio. E infatti tantissima gente era stata invogliata a questa skin, che comunque appunto è molto bella e ancora molto attuale adesso. Oh, ma vedi che comunque te lo dicevo, primo posto in classifica, primo posto nella partita, ovvio. Ma insomma, con questo siamo giunti al termine del video. Come al solito vi ringrazio per tutto il supporto che mi date sempre, per tutti i mi piace, i commenti, le iscrizioni. Ringrazio anche il carissimo Nick per essere stato qua presente con noi e per averci dato una mano soprattutto. Buonanotte. Beh sì, ovviamente noi ragazzi registriamo sempre video all'ora beata, questo ormai è un marchio di fabbrica. Con questo è veramente tutto, un salutone, date un'occhiata in descrizione, ci stanno tutti i link per i social. Ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao!